Salve a tutti, bentornati. Dopo un sacco di tempo torniamo a provare cose. Ho trovato questa qui al mercatino di Assago mentre ero lì con Michele, con il cavo tagliato, vedete, a 1 euro e non potevo non prenderla. E non l'ho provata perché volevo provarla con voi. Quindi ora la apriamo, gli attacchiamo un cavo al posto di quello lì, vediamo se non ci sono cose particolarmente scoppiate e vediamo insieme come funziona, cosa fa, eccetera, eccetera. Perché sono curioso come una scimmia e non posso più aspettare. Eccoci qua. Dicevo, cavo tagliato. Questo serve per la regolazione dei segnali video. Vedete, c'è il video gain, synchro level, definition color. E poi ha uscite monitor, un controllo dell'audio. E questo è il tasto di accensione. Sul retro ci sono questi vari RCA per ingressi audio video, per uscite, due uscite, una e una due, sia per l'audio che per il video, più una terza uscita per il monitor. Chiuso con due viti in stella, quindi andiamo subito a svitarle, scaldare il saldatore per saldarci il filo. E vediamo intanto com'è dentro. Olè. Eh sì, infatti, come immaginavo, è saldato. Non ha una morsettiera, però prima di andare a saldarla, anche perché speravo che la scheda fosse nella parte sotto, invece è nella parte sopra, quindi è un po' un casino accedere alla scheda. Perciò direi di spelare il cavo, sguainarlo. Vediamo almeno se si accende e che cosa combina sul segnale video. Non è esploso niente e non solo non è esploso niente. Come vedete, i LED si sono accesi. Input output. Qua si decide cosa mandare sul monitor, cioè il segnale in ingresso o quello in uscita. Quindi già meglio di quello che mi aspettavo. Ora ristacchiamo un attimo la spina, cabliamo i segnali in ingresso e in uscita e così vediamo cosa si vede sul televisore. Il videoregistratore è qua, questo è qua. Il videoregistratore è già acceso. Ovviamente non si vede nulla, attacchiamo la spina, si vede qualcosa, quindi il segnale ci passa attraverso. Direi di buttare su una solita videocassetta delle nostre per avere un segnale in uscita, tipo quella di Eldorado. Mandiamola in play. Come tutti sapete, questa cassetta è in marcia, ma andiamo un po' avanti, vediamo se c'è una scena un po' più bella, un po' più colorata, dove poter andare a giocare con le nostre manopoline che sono tanto belle. Tutto buio, tutto scuro, che pare un film di Tim Burton. Su, dove sono i colori di Eldorado? Mostrami i colori, o Eldorado. Dovrebbe essere fra poco, quando escono dalla grotta. Ecco, l'unica cosa, la velocità di questo videoregistratore è quella che è. Eccoli qua, i colori di Eldorado. E ora, color. Possiamo passare le mie. Sì, sono un po' ossidate le manopole, però direi che la saturazione funziona, vedete? Bianco e nero. E colore al massimo, il colore giusto è così. Okay. Così è il colore giusto, così è al massimo, che non è tanto di più in realtà, e così è al minimo, che invece è molto di meno. Se sta cassetta non fosse così in marcia. Ok, un cavolo. Sa che toccherà cambiare cassetta. Comunque, definizione d'immagine, così è più sfocato e così è più definito, che ovviamente qui è più sporco perché la cassetta è in marcia. Non so quanto voi da lì riusciate a vedere, ma poi vi faccio più uno zoom. Video gain, possiamo abbassarlo e va ovviamente a zero, cioè non si vede più l'immagine, oppure alzarlo e man mano che lo alziamo questo è 0 dB, cioè così è come si vede normalmente la cassetta, e noi lo possiamo alzare di più, ovviamente diventa più chiara l'immagine perché è più forte il segnale video. È Questa è una stato cosa che bello averti riuscite a vedere vicino. anche voi Ma dimmi dall'inquadratura che solo c'è. che mi dispiace per quella ragazza in Barcellona. E in ultimo il sync, vediamo il sync. Il sync non cambia una ceppa in realtà, così al minimo, così è al massimo, ma non cambia proprio nulla, proprio nulla. Niente, non cambia nulla, il sync non mi cambia nulla. Forse è l'unica roba che non funziona, o forse ci vuole un segnale disturbato. Ritorniamo alla parte del segnale disturbato e vediamo se cambiando il sync può fare qualche cosa. L'unica cosa è che, siccome ci manca la manopola, va fatto con un cacciavite così. Eccola qua la parte marcia. Ecco qua, vai, play. Ok, se io gli metto il sync al massimo, così il sync al massimo,
Sì, vabbè, fa un po' quello che può e mi sembra che non cambi granché rispetto a quando il sync non è al massimo. No, però forse tiene un po' meglio, cioè chiaramente il tracking della cassetta quello è, però l'immagine forse salta un po' meglio. Non lasciare sempre al massimo il sync, che ce ne frega. Bene, funziona, un euro ben speso. Ora, come vi dicevo, vi faccio vedere più da vicino gli effetti della movimentazione delle manopole. Questa è quella del colore, questa è quella della definizione d'immagine, non so quanto si possa vedere, ma credo che un pochino si veda, e poi questa qui è quella del guadagno video, del gain. Come vedete, mettendolo a zero oscura l'immagine, man mano che aumentiamo l'immagine si schiarisce. Sì, diciamo di sì, cioè è marcia la cassetta, però l'oggettino qui molto caruccio, molto bello, e credo che lo ammucchierò sugli scaffali perché non me ne faccio nulla. Però è bello, come direbbe Matteo, però è bello. Quindi vi ringrazio per aver perso tempo a vedere insieme a me questo video e ci vediamo in una prossima puntata, chissà quando, chissà come, chissà perché. Grazie a tutti e ciao!